Il pedone è il pezzo di minor valore e di minor potere presente sulla scacchiera. Il fatto però che vi siano ben 8 pedoni per parte rende l'unione di questi pezzi un'entità molto importante per gli scacchi. Anche il movimento del pedone è molto diverso da quello degli altri pezzi. Il pedone può soltanto avanzare di una casa, mentre effettua le catture in diagonale, a destra e a sinistra, in avanti, sempre di una casa. Quindi il pedone muove soltanto in avanti, non può catturare in avanti. Ad esempio in questo caso il pedone non può catturare la regina, mentre può catturare i due pedoni avversari. In questa posizione invece il pedone non può proprio muovere, perché in avanti è bloccato dalla regina e non lo può mangiare, in diagonale non ha altri pezzi da mangiare. In questo caso il pedone può sia avanzare che mangiare da tutti e due i lati, ad esempio in questo modo o in questo modo. Il pedone è l'unico pezzo che muove in un modo e mangia in un altro. Alla partenza, quando il pedone è posto in seconda traversa, può essere mosso di una oppure di due case, quindi solo in questo caso può avanzare di due case in una mossa sola, quindi potrà essere effettuata come prima mossa questa oppure questa. Il pedone gode di due mosse particolari che verranno affrontate in seguito: la presa en passant, oppure comunemente detta al passo, e la promozione in ottava traversa. Spinta è un altro modo di dire avanzare un pedone.